Sicuramente questo non è un lavoro che ti arricchisce a livello economico, ma ti arricchisce a livello di sorrisi, vedere degli occhi che ti sorridono, le mamme che ti preparano un caffè, che ti aspettano, che hanno bisogno di farti un saluto, di raccontarti. Per essere un clown dottore bisogna fare un corso di formazione di minimo 250 ore più 150 ore di tirocinio, che può andare dalla psicologia del bambino, può andare dalle informazioni di pediatria, informazioni sanitarie, lavorare sul teatro, sull'improvvisazione, sulla micromagia. Buongiorno. Non ci faccio niente col phone, scusate. Si è dimenticato i capelli a casa. Deborah va in ospedale, ma in realtà c'è tanto di Pagnottella, perché Pagnottella si permette di fare cose che Deborah nella vita reale non farebbe. Abbiamo una supervisione psicologica che ci permette di lavorare sulle emozioni e sul vissuto che ho come Pagnottella, ma che abbiamo tutti insieme a me i miei colleghi. Vuoi o non vuoi, c'è sempre qualcuno che ti fa stringere il cuore, ti permette di legarti, e quindi diciamo che c'è tanta affettività. Perché poi in ospedale molto spesso in alcuni reparti si trovano bambini lungodegenti e quindi si instaura proprio un rapporto stretto con la famiglia e col bambino stesso, e quindi capita che a casa ti riporti un po' il vissuto dell'ospedale, quindi ti riporti quello che vive Pagnottella a casa. Un bambino fondamentalmente perde ogni potere quando va in ospedale. I medici entrano, gli infermieri entrano, deve fare i prelievi, deve fare le risonanze, deve fare gli interventi, e lui non può più decidere quando e come, non può decidere nulla della sua giornata. La nostra figura, quella del clown dottore, è una delle poche che gli permette di riacquistare quel potere, quindi noi possiamo anche permettere a lui di dire no. Noi siamo quelli che bussano prima di entrare e lui può rispondere se sì o se no. Ma allora sei magico! Attraverso anche la magia, attraverso le improvvisazioni, lui riacquista il suo potere. Insomma.